Un saluto a tutti gli iscritti del network Nuova Civiltà. Una valutazione importante connessa con i discorsi che abbiamo fatto in precedenza ci viene da una manifestazione di un certo tipologia di conoscenze che gli stessi ebrei ci hanno tramandato, anche qui criptato, con una, diciamo, formazione, una valutazione che cerca di nascondere in maniera molto astuta e molto precisa, facendo vedere determinati particolari ma nascondendone l'intima natura. È un disegno che abbiamo trovato, grazie alle ricerche che abbiamo fatto, di un rabbino talmudista, che quindi era molto esperto delle conoscenze ebraiche, lui stesso era ebraico e che era anche un esperto astronomo, che si chiamava Eliezer Rokeach, che vuol dire il profumiere, che viveva a Worms, che è vissuto all'incirca nel 1200. Ebbene, questo signore aveva fatto una specie di mappa in cui poneva al centro il cosiddetto serpente Teli, che è una manifestazione del cosiddetto, situazione che abbiamo detto in precedenza, essere correlato a uno dei due Leviathan, il Leviathan polare, cioè corrispondente alla costellazione del dragone, e che veniva interpretato come una zona al centro del cielo su cui troviamo scritto in questa figura tutte e 12 le costellazioni zodiacali, espresse con conoscenze babilonesi greche, ma con i nomi ebraici che troviamo ancora adesso. Ebbene, questo assetto è foriero di un certo tipo di informazioni molto strane, molto particolari, perché queste 12 costellazioni dello zodiaco sono raggruppate in una maniera un po' particolare. Lungo il bordo inferiore ne troviamo 6, molto piccole, molto spaziate brevemente tra loro. Lungo il margine verticale superiore sinistro ne troviamo altre 5, e quindi sono a 11, la 12ª costellazione si trova invece in alto a sinistra, completamente isolata dalle altre, ma non solo, perché comunque c'è una linea verticale di separazione posta da lui stesso tra le costellazioni di Taleh, cioè l'Ariete, quello che gli ebrei chiamavano Ariete, rispetto alla costellazione di Shor, il Toro. Quindi rientriamo su discorsi che abbiamo visto correlare al discorso che abbiamo fatto su Chimach. Questa linea verticale crea una grossa separazione tra queste due costellazioni, molto diversa da quelle che invece sono tutte le altre 11 costellazioni, quasi a riverberare e sottolineare un particolare interesse degli ebrei per questa zona di cielo. Ma se noi guardiamo quello che invece è le informazioni vere e proprie che ci vengono fornite da questo tipo di figura, c'è un assetto che, interpretando alcune informazioni che abbiamo dedotto da certi siti di diffusione del pensiero ebraico, questo serpente Teli, che vuol dire il serpente che è appeso, che pende dal cielo, se veniva seguito le indicazioni fornite da questi esegeti, anche moderni, in questo chat di comunicazione ebraiche, ci veniva suggerito di capovolgere questo tipo di immagine, ed ecco che il serpente Teli, se girato, se capovolto, mantenendo comunque fisso l'assetto delle 12 costellazioni, sempre con un interesse estremamente rilevante tra lo spazio, tra l'Ariete e il Toro, identificava il volto stilizzato di una figura che veniva abbinato dalla tradizione esegetica dello Zohar, soprattutto, e anche del Bahir, con il volto della divinità,
che in aramaico si identificava con il nome di Arik Anpin, dove Arik vuol dire lungo, Anpin vuol dire naso, perché sia per gli ebrei che per le altre culture, il naso aveva un valore craniometrico e morfometrico estremamente rilevante e importante, tale da dare una connotazione precisa a tutto il volto. E se emerge che all'interno, di questa zona che abbiamo visto in precedenza corrispondere alla zona tra l'ariete e il toro, dove c'era questa linea di separazione che focalizzava l'attenzione, se noi guardiamo attraverso questa nuova visione di questa immagine capovolta, corrisponde a una zona, equivalente all'angolo della mandibola di questa figura, al davanti dell'orecchio, che evidentemente, leggendo le informazioni che ci venivano fornite dallo Zohar, dal Bahir e da svariati altri tipi di testi della tradizione extrabiblica, rinforzavano l'idea che in questa zona dove crescono i peli della barba o dove crescono i ciuffi di capelli al davanti dell'orecchio, che gli ebrei nella loro manifestazione più ortodosse erano soliti non tagliarsi e mantenere lunghi con una formazione a boccoli, seguendo in questo completamente quelli che erano i dettami del Levitico, veniva posta un'attenzione a questa zona, e se noi guardiamo cosa veniva detto da parte dello Zohar, sicuramente c'era una correlazione di questa zona del cielo, perché noi ricordiamo per esempio che a livello gematrico il termine peach, cioè angolo della mandibola, peli della barba, ha lo stesso valore gematrico del termine Elohim, e quindi questa identificava un certo tipo di correlazione. Ebbene, questi peli della barba o questi ciuffi di capelli al davanti dell'orecchio e subito dietro l'orecchio, in quella che corrisponde adesso alla regione occipito temporale, erano delle zone che per gli ebrei erano particolarmente di vitale importanza in funzione cosmologica di creazione, perché questi peli si comportavano, il termine ebraico usato è stirtut, come delle linee, come le linee di un pentagramma musicale su cui venivano poste delle lettere dell'alfabeto ebraico che, a seconda dei dettami della Sefer Yetzirah, il libro della formazione, avevano la funzione di creare nuovi mondi, nuovi universi per una nuova e perenne genesi. Ebbene, noi abbiamo un'identificazione di questa zona con i Searim, che sono la parte inferiore, e i Peyot, che è la parte superiore, identificato appunto come i peli della barba e la regione dei capelli, della parte terminale dei capelli al davanti e al di dietro dell'orecchio, come zone di creazione, di genesi. E noi stessi abbiamo delle raffigurazioni di stampe di tipo alchemico, di chiarissima matrice ebraica, che ponevano un interesse particolare verso questa regione del cranio del creatore, quantomeno della Arik Anpin, a volte identificandolo anche come lo Zeir Anpin, cioè il piccolo naso, come espressione del Moshiach, cioè del Messia, e d'altro canto Messia ha lo stesso valore gematrico del termine Nahash, il serpente, che avevamo collegato al termine Teli, cioè il serpente Teli, che era quello che appariva prima della decodifica in fase iniziale. Un'ulteriore, importantissima e vitale riverberazione del luogo del cielo che gli ebrei connettevano alla creazione, alla genesi, a nuovi universi in cui le singole lettere dell'alfabeto avevano il potere di creare dei mondi, dei nuovi vite. Noi sappiamo per esempio che lo Zohar identificava come ben 310 mondi che erano stati creati dallo stesso Yahweh nell'universo prima della creazione della terra, di Eretz della terra, e quindi a questo punto verrebbe riverberato l'importanza di Kimach, perché Kimach è una zona che abbiamo visto dall'analisi che abbiamo fatto in precedenza corrispondere alla zona di cielo posta tra il toro e l'ariete, anche se chiaramente, come ho detto in precedenza, forse si estendeva anche un po' in basso.
Quindi vuol dire che un certo patrimonio comune di conoscenze riferite in una zona di cielo relativamente ristretta ma molto rilevante per gli ebrei, era così anche per gli egizi, e quindi ribadivano come ci fosse un interesse del tutto rilevante come un luogo connesso con gli dèi, siano essi Elohim per gli ebrei, siano essi Netero per gli egizi. Quindi vuol dire che un patrimonio di condivisione di questa coinformazione a metà strada, ma non solo, tra l'assetto teologico e l'assetto astronomico, evidentemente riverberava fonti comuni e come tale, seppure nascosti sotto varie forme di codifica, sono arrivati fino a noi.